Quando Pietro salì a Gerusalemme, i fedeli lo rimproveranno. Lo rimproveravano perché aveva entrato in casa di uomini non circoncisi e aveva mangiato insieme con loro, con i pagani. Quello non si poteva, era un peccato. La purità della legge non permetteva questo. Ma Pietro lo aveva fatto perché era lo Spirito a portarlo lì. Ma sempre c'è nella Chiesa, la Chiesa primitiva tanto, no? Perché non era chiara la cosa, questo spirito di noi siamo i giusti, gli altri i peccatori. Questo è noi e gli altri, noi e gli altri, le divisioni. Noi abbiamo proprio la posizione giusta davanti a Dio, invece sono gli altri, anche se dice, sono i condannati già, no? E questa è una malattia della Chiesa, una malattia che nasce delle ideologie o dei partiti religiosi. Pensare che al tempo di Gesù almeno erano quattro partiti religiosi, il partito dei farisei, il partito dei sadducei, il partito dei Zelotti e il partito degli Esseni, e ognuno interpretava la legge secondo la idea che aveva della legge. E quest'idea è una scuola fuori legge. Quando è un modo di pensare, di sentire mondano, che si fa interprete della legge. A Gesù rimproveravano pure per entrare in casa dei pubblicani, che erano peccatori, no? Secondo loro, e a mangiare con loro, con i peccatori, perché la purità della legge non lo permetteva. E non se ne lavava le mani prima del pranzo, ma sempre quel rimprovero che fa divisione. Questo è importante che io vorrei sottolineare. Ci sono delle idee, delle posizioni che fanno divisione, al punto che è più importante la divisione che l'unità. È più importante la mia idea che lo Spirito Santo che ci guida. C'è un cardinale emerito che abita qui in Vaticano, un bravo pastore. E lui diceva ai suoi fedeli, ma la Chiesa è come un fiume, sai? Alcuni sono più di questa parte, alcuni dell'altra parte, ma l'importante è che siano tutti dentro del fiume. Questa è l'unità della Chiesa. Nessuno fuori, tutti dentro. Poi con le peculiarità, questo non divide, non è ideologia, è lecito. Ma perché la Chiesa ha questa ampiezza di fiume? È perché il Signore così lo vuole, no? E il Signore nel Vangelo ci dice io ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo grey e un solo pastore. Il Signore dice, no, ho delle pecore dappertutto e io sono pastore di tutti.
Questo tutti in Gesù è molto importante. Pensiamo alla parabola della festa delle nozze, quando gli invitati non volevano andarsene. Uno perché aveva comprato un campo, si era sposato, ognuno ha dato il suo motivo per non andare. E il padrone si è arrabbiato e ha detto: ma andate all'incrocio dei camini e portate alla festa tutti, tutti, grandi e piccoli, ricchi e poveri, buoni e cattivi, tutti. Questo tutto è un po' la visione del Signore che è venuto per tutti e è morto per tutti. Ma è morto anche per quel disgraziato che mi ha fatto la vita impossibile e per lui è morto pure. E per quel brigante è morto per lui, per tutti. E anche per la gente che non crede in lui o altre religioni, per tutti è morto. Quello non dire che si deve fare proselitismo, no. Ma lui è morto per tutti, ha giustificato tutti. Qui a Roma c'era una signora, una brava donna, una professoressa, la professoressa Mara, che quando c'era nelle difficoltà e tante cose, c'erano dei partiti, diceva: ma Cristo è morto per tutti, andiamo avanti. Quella capacità costruttiva. Abbiamo un solo Redentore, una sola unità. Cristo è morto per tutti. Invece la tentazione, anche Paolo l'ha sofferta: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di questo, io sono dell'altro. E pensiamo noi, 50 anni fa, al dopo concilio, le cose di divisione che ha sofferto la Chiesa. Io sono di questa parte, io la penso così, tu così. Sì, è lecito pensarla così, ma nell'unità della Chiesa, sotto il pastore Gesù. Due cose. Il rimprovero degli apostoli a Pietro perché aveva entrato nella casa dei pagani. E Gesù che dice: io sono pastore di tutti, io sono pastore di tutti. E che dice: io ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche io quello devo guidare loro. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge. E la preghiera per l'unità di tutti gli uomini, perché tutti gli uomini e le donne, diciamo, perché non si offendano, tutti abbiamo un unico pastore, Gesù. Che il Signore ci liberi di quella psicologia della divisione, di dividere, e ci aiuti a vedere questo di Gesù, questa cosa grande di Gesù, che in Lui siamo tutti fratelli e Lui è il pastore di tutti. Quella parola oggi, tutti, tutti, che ci accompagna durante la giornata.